Per suonare come si deve a un matrimonio è fondamentale la gestione dei tempi e per farlo c'è una sola regola, flessibilità. Come abbiamo visto nei video precedenti, non si tratta soltanto di mettere in fila i vari momenti che compongono la serata del matrimonio, ma è importante gestire i flussi e coordinare il tutto al meglio anche con gli altri attori protagonisti. I tempi sono fondamentali in tutte le fasi del matrimonio, soprattutto perché fin dall'inizio ci sono tanti momenti che tendiamo a non considerare, ma che portano via tempo e allora fanno slittare tutta la serie di eventi che si susseguono. Un esempio, prima di tutto, riguarda già della cerimonia. Se è una cerimonia religiosa, non si calcola spesso al di là del ritardo della sposa, che più o meno ci può stare. Però all'uscita, soltanto dal momento in cui è finita la messa a quando effettivamente le persone escano dalla chiesa e ricevono il lancio del riso, possono passare fino a 20 minuti tra essere sicuri che tutte le pratiche siano a posto, tra alcune foto, alcune chiacchiere e la preparazione da parte dei fotografi per lo scatto all'uscita, è difficile che si riesca ad essere più rapidi. E questo è soltanto il primo di una lunga serie di esempi. Non si può pensare di spostare le persone a comando, prima di tutto perché è una festa. E allora, anche dal momento in cui finisce la cerimonia fino a raggiungere la location, possono passare altri minuti, due chiacchiere, un brindisi, una foto, un saluto, gli auguri, eccetera. È difficile che l'arrivo delle persone alla location sia quando previsto, il che va a comprimere tutto il resto. E così succede nei vari spostamenti. Al DJ spetta di essere pronto e presente sempre e soprattutto cercare di gestire gli spostamenti nella maniera più rapida possibile. Soprattutto quando gli invitati sono molti, è difficile che riescano ad andare tutti insieme dall'aperitivo alla cena, per esempio, o a fine cena ad andare alla torta. E così in questi spostamenti si perdono altri minuti, che si vanno ad accumulare a tutti quelli che già si erano persi, tra virgolette. Bisogna considerare il fatto che le persone, se in una zona ci stanno bene, difficilmente hanno l'ansia di andare al passo successivo. Per esempio, agli aperitivi d'estate, se è caldo, c'è ancora il sole alto, difficilmente che prima delle 9 vadano alla cena. In qualche modo devono essere guidati dal catering, dall'organizzatore e anche dalla musica del DJ. Non ha senso mettere ansia e pressione alle persone per rispettare la tabella di marcia. È una festa, le persone devono sentirsi bene, devono sentirsi a casa. Però è anche vero che vanno comunque guidate, altrimenti questa cena potrebbe non iniziare mai. Il discorso dipende ovviamente anche dal meteo, perché se si sta bene fuori si tenderà ad allungare i tempi del fuori, se invece è freddo o fa buio presto, quindi già dalla fine dell'estate, tutto si anticipa un po' e allora è bene da considerare quando facciamo il nostro programmino della serata. Dobbiamo essere sempre avanti e previdenti. Innanzitutto la musica non deve cessare mai e durante gli spostamenti, mentre termina da una parte, già va dall'altra. Ma poi anche in relazione agli imprevisti, per esempio d'estate, in base al meteo, se magari è prevista pioggia, può essere utile non rischiare di fare la festa completamente all'aperto. Oppure anche se è veramente freddo, anche se la zona sarebbe bella. Al contrario, può essere che magari è brutto tempo all'inizio della giornata, però se dalla torta si vede che si schiarisce, allora si può rischiare con cognizione di causa di stare fuori, può essere da valutare lo stesso sul momento. Anche in questo caso bisogna essere pronti a tutte le soluzioni possibili e sul pezzo, diciamo così, e riuscire a non creare dei momenti di vuoto e soprattutto a non far perdere tempo. Soltanto con tutte le dinamiche che già ci sono, la tendenza è sempre di andare un po' lunghi con i tempi, anche perché non c'è bisogno di essere stressati, a meno che non ci sia un orario rigido per la chiusura che per qualsiasi ritardo lo fa incidere pesantemente sul tempo che poi rimane per la musica e per la festa. Nell'essere pronti e previdenti dobbiamo sempre riuscire a coordinarci al meglio con tutti gli altri attori che rendono possibile la festa e il ricevimento del matrimonio. Ma del coordinamento ne parliamo in un'altra occasione. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!